Buongiorno a tutte. Oggi per il secondo video vi ho preparato questo corallo arancio. L'ho vista in una foto, mi è piaciuta, è molto troppo simpatica con questi piccoli ventaglietti e ho pensato di realizzarla. E io ho usato i colori giallo e arancio per dare colore all'acquario. Voi potete usare i colori che vi piacciono. Questo è lavorato con il numero 5, io lavorerò con il numero 3 per cercare di farvi capire la lavorazione. Iniziamo con un anello magico e lo blocchiamo con il punto catenella. Nell'anello magico lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tiriamo il filo, chiudiamo l'anello e nel secondo giro dobbiamo realizzare gli aumenti. 6 aumenti per 12 maglie basse. Un totale 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Per chiudere questo giro andiamo a fare un punto bassissimo su questa prima fasolina della maglia bassa, non tutta la maglia bassa così, ma sulla prima, e lavoriamo un punto bassissimo. Questa sarà la lavorazione di questo terzo giro dei tentacoli, prendendo solo la parte davanti del punto basso. Per fare i tentacoli lavoriamo 4 catenelle, 2, 3 e 4. Torniamo qui in base con 3 maglie bassissime, 1, 2, prendendo dalla seconda catenella, 3 maglie basse e blocchiamo qui nel secondo punto, sempre prendendo la prima sola davanti, con un punto bassissimo. Lavoriamo altre 4 catenelle, qui dalla seconda lavorate 3 punti bassissimi e blocchiamo la maglia seguente con un punto bassissimo. Lavorate tutto il giro per 12 tentacoli e ci rivediamo. Dopo aver lavorato tutto il giro realizzando questi piccoli tentacoli, blocchiamo il filo con un punto bassissimo. E passiamo alla lavorazione sotto, dove troverete queste piccole asoline che abbiamo lasciato nel giro precedente, e lavoriamo 12 maglie basse. 1, 2, 12. Chi vuole a questo punto lavorarlo di due colori può cambiare il filo, altrimenti può continuare. E lavoriamo quanti giri vogliamo. Quando lo vogliamo alto questo corallo? Io l'ho lavorato 8 giri.
potete mettere un marcapunti, potete girare, tanto non si vanno a contare i giri qui, poi che saranno tutti incollati, ci rendiamo conto, altrimenti un pezzo di filo contiamo i giri. Ok, continuiamo così per 8 giri. Dopo averne realizzate questi 8 giri, bloccate il filo con un punto bassissimo, tagliate, cerchiamo di nascondere il filo sotto in qualche modo con un po' di pazienza. La pazienza prima di tutto per ogni cosa, per fare queste piccole cose, per questi piccoli oggettini, creazioni. Ok, come nel tutorial precedente o come altro lavoro che sono incollati sui sassi, qualche piccola goccina di colla qui sul bordo e cominciate a incollarli sul sasso, man mano li lavorate. Iniziando dal centro, cominciate a girare incollandoli pezzi pezzi, ma per dare una forma armoniosa al sasso bello tondeggiante, man mano che attaccate, girate, diminuite i giri. Quindi qua ce ne sono 6, qua 5, potete farli più bassi come vi pare e dare la forma bello riempito del sasso. Spero che il video si sia compreso. Mi dispiace per l'inglese, ma spero che la manualità sia comprensibile per tutti, la lavorazione manuale. E questo è il nostro piccolo corallo di oggi. Ciao, alla prossima.